Senti, posso farti una domanda personale, Miles? Certo. Perché ami tanto il pinon nero? Sembri veramente fissato. Non lo so. È un'uva ardua da coltivare, e tu lo sai, no? Ha la buccia sottile, è sensibile, matura presto. E insomma, non è una forza come il Cabernet, che riesce a crescere ovunque e fiorisce anche quando è trascurato. No, al pinon nero servono cure e attenzioni. Sì, infatti cresce soltanto in certi piccolissimi angoli nascosti del mondo. E solo il più paziente e amorevole dei coltivatori può farcela, è così. Solo chi prende realmente il tempo di comprendere il potenziale del Pinot sa farlo rendere al massimo della sua espressione. E inoltre, andiamo. Oh, i suoi aromi sono i più ammalianti e brillanti e eccitanti e sottili e antichi del nostro pianeta. No, diciamolo, il Cabernet sa essere potente ed esaltante, ma è troppo prosaico per me. Non so spiegarti il motivo, non lo so.